Saluto a tutti gli amici di Termoli Wild, benvenuti nella terza puntata di Termoli Wild Food. Oggi siamo in compagnia di Luigi, Franco e Gabriele, dei fratelli Di Vito, proprietari dell'azienda agricola. Benvenuti ragazzi. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti gli amici di Termoli Wild. Buongiorno. Franco, iniziamo da te. Azienda agricola Di Vito, una delle più importanti del Basso Molise, quando è stata fondata? È iniziato negli anni 50 con i nonni che arrivarono qui dall'Abruzzo e iniziarono la coltivazione dei terreni con vigneti e varie colture. Poi in seguito arrivò papà intorno nel 77 che si sposò con mamma e iniziò nell'88 con l'olificio di famiglia. Dopo l'apertura dell'olificio, nelle varie epoche siamo arrivati noi a dare una mano a papà nell'azienda. Gabriele, passiamo a te. Quali sono i vostri ruoli all'interno dell'azienda? Tutti e tre ricopriamo gli stessi ruoli, dalla parte tecnica sul campo fino alla parte commerciale con punto vendita e le varie fiere. Luigi, quali sono i prodotti della vostra azienda? L'azienda ad oggi produce olio extravergine d'oliva e vini. Tra gli oli extravergine d'oliva abbiamo extravergine classico, DOP Molise e prodotto bio. E da 4 anni a questa parte abbiamo inserito anche quella che è la linea vini, andando a trasformare le nostre uve nei nostri vigneti ed avendo quindi due tipologie di vini, con dei vini DOC e dei vini IGT. L'azienda, come prima accennato, da circa ormai 30 anni produce olio e quindi da quella che è la parte di produzione di extravergine abbiamo ormai una certa tradizione, una certa diciamo, qualità affermata, raggiunta, mentre per quanto riguarda la parte di vini l'azienda è molto giovane, infatti soltanto da circa 4 anni sta producendo diverse tipologie di vini. Come accennato prima, abbiamo due linee, una linea IGT e una linea DOC Molise, e abbiamo sia il prodotto sfuso che il prodotto in bottiglia. E da 2 anni a questa parte abbiamo finalmente sul mercato, diciamo, anche la possibilità di avere la linea dell'olio che si affianca quindi a quella del vino. Franco, siamo arrivati sulle colture. Sì, qui abbiamo i nuovi sistemi, i nuovi impianti di oliveti. Sono da 3 anni a questa parte che siamo passati agli impianti superintensivi e questi sono ibridi italiani, un ibrido di Leccino, abbiamo ibridi di Frantoio e qui abbiamo sesti di impianti di oliveti 4 per 1,40 m. Questi tipi di impianti si cerca di. C'è una competizione tra le varie piante in modo tale da non avere una grande vegetazione della pianta e quindi restano più compatte e quindi ci sarà una produzione elevata di olivo perché ci sono 1700 piante per ogni ettaro di oliveto e qualità uguale a quella dei vecchi impianti. Qui vediamo il sesto d'impianto che è da 1,40 m tra una pianta e l'altra. Questa è la fase di riposo della pianta, quindi non vegetativa. In questo periodo viene effettuata la fase di potatura. Abbiamo impianti di irrigazione sui vari oliveti e qui possiamo vedere il contenimento della pianta dove c'è la competizione tra di loro e non riesce ad allargarsi in maniera
come i vecchi impianti tradizionali. Qui riusciamo a vedere bene la competizione del superintensivo, quindi avremo una bella chioma sulla pianta, mentre sul vecchio sistema tradizionale, avendo più spazio, la pianta è portata a crescere in altezza e a fare una chioma su 4 branche. Questa è la fase di riposo della pianta, quindi non vegetativa, e di riposo vegetativo, quindi possiamo effettuare, come dicevo prima, il taglio alla pianta, quindi la potatura. Sul super intensivo viene fatto tutto meccanicamente, quindi non c'è un taglio deciso sulla pianta, e viene fatto dalla macchina, che è una macchina a coltelli o a lame.